Sono il divino, la divinità di questo canale. Per ottenere la mia benevolenza, premi la campanella e se l'hai fatto in questo momento, lascia un commento con scritto hashtag Torre Campana. Inoltre, passate da Instagram per i contenuti sacri di questo canale. Buona visione. E benvenuti in questo 23esimo, almeno credo, spero, non lo so, episodio dell'Extreme Crazy Log a Pokémon Bianco 2. Mi sono inceppato nell'intro, va bene così. Ragazzi, nello scorso episodio il nostro Nettuno è morto nella città dedicata al mare. E sia lodato Gesù per queste grandi coincidenze. Siamo qui, ragazzi, sul percorso 22 per fare la nostra cattura, ma soprattutto per proseguire nella trama. Prima di iniziare, ragazzi, oltre a invitarvi come al solito a lasciare un bel like e a raggiungere come sempre i 250 mi piace, volevo davvero ringraziarvi, sto spaccando le luci, perché in questo periodo che YouTube sta veramente distruggendo ogni mio video, comunque abbiamo un tasso di like che è altissimo, è molto più alto degli altri canali di base, ovviamente per le medie, ecco. E quindi vi ringrazio davvero tantissimo per questo e perché questa serie, dall'inizio alla fine, nonostante ci siano state pause di addirittura una settimana / 10 giorni, non si è mai fermata, siete rimasti affezionatissimi e vi ringrazio soprattutto per questo. Quindi lasciate un mi piace, fatemi vedere che questo affetto è rimasto soprattutto per le battute finali, avremo bisogno, perché signori, Lugia è stato sostituito con un Blissey e voi capite che questa cosa qua è molto grave. Blissey ha queste caratteristiche, queste statistiche, queste mosse. Giudizio è una mossa clickbait, quindi hashtag bad hashtag hashtag non so più parlare, clickbait giudizio, perché è di tipo lotta qui, però la lastra lo rende di tipo drago. È molto troll questa cosa qua. Direi, ragazzi, di affrontare questo muncolo che è il primo allenatore del nostro percorso. Mi raccomando, rispondete anche alla domanda del giorno. E nada, direi di iniziare con Lawrence Swimmer, che manda in campo un Charizard. Iniziamo davvero benissimo questo episodio, benissimo. Allora, con calma, tenaglia così out of nowhere. Vediamo se riesco a farti male. Non riesco a farti male. Io cosa ci spero a fare facciata? Aia. Ok, fermo. Che tu sia di tipo metal. No, non devo far fuga, raga. Ormai sono fissato, ma non devo far fuga. Che tu sia di tipo acciaio. Proviamo a mandare Bernard, raga. Facciamo Gelamondo, vediamo cosa succede. Potrebbe essere effettivamente di tipo acciaio facciata. Non mi fare troppo male, non mi fare troppo male, non mi fare troppo male. No, scusatemi, eh. No, cioè, Cosa mi vuol dire tutto ciò? Cioè, perché io sto morendo de... Ma stai scherzando, vero? Dimmi che stai scherzando, perché non è possibile sta cosa, scusami. Dimmi che stai scherzando. Stiamo scherzando, sì. Per forza. Cioè, non puoi fare queste cose qua. Stiamo scherzando. Cioè, me li sta uccidendo tutti. Me li sta uccidendo tutti. Non può essere. Cioè, perché io devo bestemmiare? Perché io devo bestemmiare all'inizio degli episodi? Non posso nemmeno urlare perché è domenica, c'è la gente in casa. Non mi fare troppo male, per piacere. Cioè, io cosa devo fare, quindi? Cioè, non lo so. Io mando anche lui, ma tanto se poi mi regge tutto. Non lo so, mando lui. Io, a quanto ho capito, è di tipo metallo dalla mossa che gli ho fatto. Potrebbe essere anche di buio volendo, però, cioè, pensa a te. Poi no, non ci credo, cioè, voi ditemi. Io se lo brucio impazzisco. Ok, calma. Non mi shottare, ok. Cioè, si può che io devo impazzire già adesso, raga, ma si può. A quanto siamo? Siamo neanche a 4 minuti di episodio. Facciata. Non lo devi bruciare. Tentano non può agire. Non lo bruciare, ok. Regi, ok. Ok, no, mi fido zero. Io mi fido fisicamente zero. Curiamoci di nuovo e vaffanculo, azione. Ok, forse ha finito i pipidi. È fortissimo, muori. C'è, è iniziato da 2 minuti il video. Ci ho usato tutti i Pokémon. L'unico vivo è il CDC. Io non ci voglio credere. Ma che cazzo sto vedendo nella mia vita? Ma che cosa ho fatto io della mia vita fino adesso? Veleno spina, muori. Oscuro tuffo.
Pensati, questo qua mi aveva ammazzato, tra l'altro, se non sbaglio, Change, lo starter. Ok, per ora non mi fa niente, veleno spina. Muori, devi schiattare. Cioè, il primo allenatore io sto già morendo. E non devo sclerare. E non devo sclerare, perché altrimenti chiamano la guardia civile. Chiamano il WWF, perché questo Dragonite si becca le mie urla dalla mattina alla sera. Che tu dici, no? Almeno il sostituto è un sostituto, non si becca niente. Ma è il Dragonite sì che se la becca la voce. Ok, calma, fermi tutti. Non ci voglio tornare indietro al centro Pokémon. Mi sono preso le ricariche totali. Usiamole. Allora, via, perfetto, è uno. E c'è tutti. Bella lì, cioè, non so. E altro, voglio dire, non so, qualche bacca che mi fa, che mi esplode in borsa, non ce l'avete, voglio dire. Ok, perfetto. Tra l'altro, visto nel sondaggio che avevo fatto sulla community, mi raccomando, seguite la community, raga, perché è veramente una gran cosa, una delle poche che sta facendo YouTube ultimamente. Che, ragazzi, per l'appunto vi avevo lasciato questo sondaggio, stavo dicendo, in cui mi avete suggerito di fare video di durata 20-25 minuti. La cosa che mi ha veramente stupito, a parte il fatto di aver trovato un Pokémon dopo 3 decadi e che quel Pokémon è uno Spearow di merda, dicevo, la cosa che mi ha stupito è che in molti di voi, il 22% più o meno, vogliono video di 30-35 minuti. Io ho sempre detto, minchia raga, ma i video di 30-35 minuti chi è che se li guarda? Invece voi li volete, quindi mi fa davvero piacere come cosa. Ora, non che li faccia, perché il 50% di voi hanno detto 20-25, tanto abbiamo preso Spearow, che è tipo shiny tarocco, è la versione un po' brutta, tipo volante. Tipo volante. Ok, lo chiamiamo... Allora, è una femmina. Lo chiamiamo... Come lo posso chiamare? Un uccello femmina. Lo chiamo... Lo chiamo... Ma non lo so, lo chiamo... Lo chiamo... È quello un altro di quei Pokémon a cui non so dare i soprannomi. Lo chiamiamo... non lo so. Giulietta, perfetto. Giulietta, che se ci capita di trovare Romeo siamo a posto. Giulietta, intanto avete tutto il tempo per lasciare il vostro mi piace mentre scrivo il soprannome, che tanto non sono capace, quindi andate giù, mettete il mi piace. Ok, avete messo mi piace, buona fortuna. Spero di aver scritto Giulietta giusto, non lo so. Ora, io non ricordo dove si trovi l'acrocongegno, perché sì, dobbiamo cercare l'acrocongegno su sto percorso. So solo che dovrebbe trovarsi effettivamente qui. Ok, buongiorno. Io ti volevo parlare, però hai deciso di girarti. Fai come vuoi, voglio dire, cioè, nel senso. Via, dai, affrontiamola. Vediamo un po' cosa è in grado di fare. Wellington Poets, proprio il nome da poeta, Wellington. Mamma mia. Ole, via così, vai, Spearow Shine. Spearow, a posto, perfetto. Ho capito tutto della vita. Non iniziamo male. Di più. Questa serie... un giorno mi farà andare in ricovero in un cazzo di manicomio che Outlast in confronto sembrerà Mirabilandia, va bene? Mirabilandia. Non ha effetto su tua sorella. No, incrotuono, mi sciotta. Possiamo morire? Grazie. Carta vetro, tua madre peto. Io non ne posso più di ste cose, signori. Snorlax, tenaglia, vediamo se su lui ce la famo. Niente da fare, non è molto efficace. Fulmine in denti, tua madre con i denti. Stramontante, rima peggiore della storia. Dai, vedi di morire, ti prego. Dai, ok, però c'ho tenaglia, ok, e vedi di funzionare tenaglia, perché altrimenti impazzisco. Ok, perfetto. Cioè, no, non è perfetto, perché sto prendendo botte ovunque, però va bene uguale. Mi raccomando, lasciate un bel mi piace. Mi raccomando, lasciate un bel mi piace. Adesso vi metto i messaggi subliminali nei video, tipo ogni tanto durante il commento, lasciate un mi piace. No, beh, a parte gli scherzi, raga, servono in sto periodo, quindi mi raccomando, possiamo proseguire nella nostra triste avventura. Una noce parda e fria, tua madre, io volevo prendere il mio strumento. Signori, Carracosta, chi se lo ricorda un Carracosta della nostra serie? Io me lo ricordo molto bene, soprattutto perché è morto nei pressi della Lega, della Crazy Lock, della primissima Crazy Lock a Pokémon Nero. Me lo ricordo, gli volevo tanto bene, è morto malissimo. Come te? No, non voglio essere come te, voglio solo che tu te ne vada. Lui è ancora qui, Lui è qui. Nel caso servisse. Oh, vedi che non serve allora. Ah, fanculo, non ce la faccio. Cioè, più che non ce la faccio, c'ho paura di perderci un braccio. Sapete com'è? Sangue in diretta all'interno dell'episodio non è proprio una grande idea. Spargi spora, tua madre troia. Oh, Gesù.
Vedi che non le posso neanche urlare le cose, perché non sono da solo in casa, mannaggia. Quindi devo sussurrarle al microfono. No, caduta libera, ma che cazzo sta succedendo in sto mondo? Perché mi stanno cadendo i funghi in testa? Ma cosa sono, Super Mario? Super Mario. Mi cadono i funghi in testa, Super Mario. Va bene. Se adesso sono paralizzato, impazzisco. Ok, evito l'attacco. Cos'è successo? La divina provvidenza. Allora, andiamo avanti così fino alla fine dell'universo. Va bene, non è un problema. Caduta libera, aia. Tanto non mi fai niente, voglio dire. Forza antica, magari faccio un crit. Ma chi cazzo vuoi fottere, Creepy Stories? Tenaglia, non mi ha fatto niente. Tua madre quaglia. Dai, no, ti prego, devi morire, per piacere. Mega assorbimento, cioè non ce la faccio più. Siamo a 10 minuti, ho affrontato due allenatori. E i due allenatori hanno cercato di ammazzarmi pure il cane. Oh, brutto colpo. Quando lo doveva fare il brutto colpo? Quando lo doveva fare il brutto colpo? Quando serviva più o meno come potrebbero servire i feed adesso su YouTube. Grazie. Oh, davvero. Allora, quello era un fungo. Suppongo che questo non sia un fungo. Una baccaracolo. Forse era meglio il fungo. Quello è terra. Quello è terracchio, raga. Ok. Non me la ricordavo sta cosa di terracchio. Ok, perfetto. L'aura di potenza che senti intorno a te proviene dal grande terracchio. Ah, oh, lol, perfetto. Manco a saperlo. Ah, quanto tempo è passato. Terracchio è uno dei tre Pokémon che hanno combattuto per proteggere i Pokémon da una guerra contro gli uomini. Deve aver fiutato il pericolo che il Team Plasma rappresenta. Sicuramente sta... Ma tu sei il boss del Team Plasma, zio. Ma di cosa stai parlando? Questo... Cioè, praticamente, Acromio in questa generazione è considerato effettivamente boss del Team Plasma, se non sbaglio. Se non sbaglio, sì, sapete. Non vorrei sparare una stronzata. Sì, ce l'ho presente la grotta costiera, so benissimo che devo andare verso lì. Comunque, ragazzi, ci andremo verosimilmente nel prossimo episodio, perché adesso vorrei continuare a esplorare questo percorso, se no lo lasceremo a metà. Direi... Questo è Mewtwo! Questo è Mewtwo! Questo è Mewtwo! Questo è Mewtwo, sta male! Non posso catturarlo, perché non farò la stronzata di Lugia, ma questo è Mewtwo! Avrei potuto svegliarmi effettivamente, ora che ci penso, non fare quella cattura terrificante. Ma obiettivamente non lo sapevo che c'era, quindi scialla. Russare, perfetto. So che hai dormito per tanto tempo, che ci ho messo un po' ad arrivare qui, lo so, guarda. Però, cioè, muori, ti prego. Sincrumore, madonna, che mosse tristi, figliolo. Che mosse tristi. Marchi a fuoco, come non detto, grazie. Mi hai tolto 2 PS. Ti sto uccidendo con taglio. Raga, è il Mewtwo più scarso della storia. Ucciso con un taglio di tipo coleottero, con sincrumore e russare. Terrakion, che non era un Terrakion, è fuggito sul percorso. Pietra Brillo, niente da fare. O magari fosse stata una pietra focaia per evolvere quell'IV della Madonna. Ah, tra l'altro, ragazzi, non ve l'ho detto, alla fine di questo episodio ci saranno 2 evoluzioni randomizzate. A maggior ragione, lasciate un cavolo di mi piace, perché stiamo per compiere l'impossibile. Sicuramente si evolveranno in Patrat e in Zigzagoon, ma questi sono altri discorsi. Nidoking, vai Archeo, è il tuo momento. Dai, mio pro The Shiny, vedi di combinare qualcosa di utile alla società. Beccata, extra senso. No, ok, perfetto, mi hai tolto 2 PS, vedi, così si ragiona. Questi Shiny, vedete che vanno solo motivati. Vanno motivati, perché loro sono forti e che vanno motivati, guardalo. Niente, non c'è un cazzo da fare, ma gli ho tolto 2 chele probabilmente. Che in realtà farebbero male, effettivamente, perché ci... Ok, forse devo stare attento a sta cosa. Sbadiglio, no. Gesù, vendetta. Ira, colpiscimi. Ok, vendetta dovrebbe farti il doppio del danno, quindi ucciderti. Guarda, che sappisola, manco fossi durante le lezioni di matematica. Fermi. Conostropoli, perfetto, raga. La mia fonte infinita di conostropoli, raga. Chiamatemi pure gelataio, per piacere. Allora, fermi, beccate, mandiamolo a casa, via. Olè, perfetto. A quanto siamo? Siamo a 13 minuti, raga. Non abbiamo fatto fisicamente niente. Ultimamente in questi episodi non facciamo veramente niente. Siamo fossili, praticamente. Allora, con calma. Qua abbiamo un pacco di strumenti. Abbiamo una perla, perfetto. E quello strumento lì che... Ah, dovrei utilizzare surf lì. Ok, perfetto. Ce l'ho surf, io sì che ce l'ho surf. Quindi andiamo qui e utilizziamo il nostro surf. Ma... Oh, Jesus! Oh, Jesus! Dove mi porta quella cosa? Oh, madonna! Boh, sono stracurioso. Sapete che non mi ricordo l'esistenza di sta strada. Sto malissimo. Adesso sono stracurioso. Non ce l'ho un Pokémon con forza? No, che non ce l'ho un Pokémon con forza. No, ma sono troppo curioso, raga. Cos'è quella roba? Non l'ho proprio mai vista. Non me la ricordo. Mi sa, sarà una spiaggia un po' a caso. Però non me la ricordo. Oddio. Mi triggera tantissimo sta cosa. Non ho nessun Pokémon con forza, però, mi sa. Dovrei togliere taglio a Bernard, in teoria.
così gli diamo forza, giusto per rovinarlo, giusto per, dalla padella alla brace praticamente. No, però obiettivamente non l'ho mai vista quella zona, sapete? Magari la visiterò fuori parte a sto punto, perché adesso mi sento un pazzo da togliere una mossa a qualche mio Pokémon. Anche se forse Puppenaz attacco d'ala glielo potrei levare. Vediamo un attimo forza come è conciata come mossa. Ampharos, ok, fermi. Vedete, Surf ce l'ho, quindi adesso posso andare a vedere quello strumento là. Però no, obiettivamente quella strada lì non me la ricordo. Mamma mia, Bernard, cosa è successo? Scusa, guarda, non volevo assolutamente offenderti dicendo che ti avrei dato forza. Cioè, nel senso, era per... Cioè, che tranquillo, voglio dire. Vedi, comunque 70 di tipo acciaio. Puppenaz, se non sbaglio, c'è un attacco d'ala che non gli serve a molto. Perché, sì, oddio, cioè, voglio dire, non gli serve neanche a poco, 120 di potenza, mannaggia. Ce l'ho qualche Pokémon con qualche mossa che posso levare volentieri, tipo, allora. No, direi di no. La tua statistica migliore è l'attacco speciale. Quindi, in realtà, bello, perfetto, commovente, devo dire. Leviamo Urto Oscuro, raga, così, proprio dal nulla. Ok, l'attacco di questo Firo è abbastanza scandaloso, non me ne ero ancora accorto, obiettivamente. Allora, perfetto, togliamo questo Urto Oscuro, abbiamo forza, andiamo a vedere che cosa si cela dietro a questo fantastico masso. Io questa zona qua non ricordo veramente di averla mai vista, quindi adesso sono stracurioso, perché come giocare... Cos'è sta cosa, raga? Oddio, sto male, l'inizio! Ma scusami, eh? Ok, ci sono rimasto male, perfetto, proseguiamo. Oddio, raga, non avevo sinceramente capito. Ok, perfetto. Allora, adesso, se non sbaglio, qua ci sarebbe uno strumento interessante, che è un... Vigor, c'è. Strumento interessante. Cheat. Perfetto, proseguiamo, andiamo avanti. Dopo questo epic fail di Creepy, che si è impegnato tanto per poi razzolare decisamente poco. Andiamo avanti allora da questa parte qui. Perfetto, giù di qui, che se non sbaglio abbiamo già visto tutto. Ok, perfetto. Questo qua, ecco, esatto. Poi lì c'è la fossa gigante, dove però ancora non andiamo, perché prima dobbiamo andare verso la grotta costiera per poi fare la nave del Team Plasma e quindi fare altre cazzate, insomma. Tra l'altro il prossimo episodio, raga, penso che potrebbe venire una cosa come 20 giorni, perché dovremmo fare tipo 300 cose. Probabilmente semplicemente non visiterò la nave ancora e allungherò ancora di più questa serie, perché la grotta costiera, se non sbaglio, non è affatto piccola. Tra l'altro, oddio, sto male, è vero, questi qua non sono randomizzati, ci ho pensato adesso, obiettivamente. Cioè, non sono randomizzati, sono loro. Sarebbe stato figo, perché non me li ha randomizzati? Io avevo detto di randomizzarli, Pokémon statici di questo tipo, vabbè. Sarà. Che vita brutti. Gradirei ucciderti. La vita. La vita, siamo a 18 minuti, la cazzo di vita. Gesù, guarda che roba, caduta libera. Allora, se non è molto efficace Surf, vuol dire che potresti essere di tipo acciaio? Potrebbe essere anche di tipo roccia, effettivamente. Se è di tipo roccia, impazzisco. È di tipo roccia, me lo sento. Guardalo se non è di tipo roccia. È di tipo roccia. Oh, velocità diminuita, magari riesco a seccarti. Vediamo se era... Ah, ok, bolla raggio, se è super efficace, era di tipo roccia. Era di tipo roccia, perfetto. 50-50, ovviamente, cosa è successo? Che ho fatto schifo, come al solito, perfetto. Affrontami, uomo, perfetto. Dovrebbe essere tipo l'ultimo allenatore, forse il penultimo. Christine Poet, perfetto. Sono abbastanza sicuro che il tuo nome non sia Christine, però... Fai come vuoi, tutti potete presentarvi con il nome, io posso presentarmi con il nome di Puledro, tu puoi presentarti con il nome di Christian, non è un problema. Tentenno e non posso agire, vuoi vedere adesso come agisco? Ma agisco un po' in maniera cattiva, se permetti. Gelamondo, questo Gigalith, che è un falso John Frog, ricordo, a casa. Velocità diminuita, che peccato, attacco due volte di fila, lol. Perfetto, tra l'altro mi ricordo che da piccolo quando attaccava due volte di fila impazzivo perché non capivo il perché, poi quando ho imparato a leggere... Ho capito perché, però tipo, vabbè, non vi interessa, ecco. Andiamo a Puppenaz, che mi sa che, cioè, è il nuovo, non ha ancora combattuto, perfetto. Sesmitod, allora, Tempestretto dovrebbe, tra l'altro Tempestretto non sapevo che facesse sempre crit. Guarda che roba, brutto colpo, è al 100% di crit, io non capisco queste mosse. Cioè, fanno il 100% di crit, quindi vuol dire che lo fanno sempre. Che senso ha fare sempre crit? A sto punto dai la mossa più forte e risolvi un problema. Tua mamma.
Allora, mettiamo davanti Pupenaz, diamogli un po' di gloria alla fine di questo episodio. Dai, forza, vien chi. Tra l'altro mi manca anche Volo come MN, ci ho pensato adesso. Allora, bella lì, Cammy Swimmer, che manda in campo Aggron. Cioè un Rattata oggi non ce l'avete, cioè avete tutte bestie di Satana, perfetto. Allora, con calma, proviamo un giudizio out of nowhere. Ricordiamoci che dovrebbe essere di tipo drago tecnicamente sto giudizio. Luce Siluro? No. No, ok, per... Respira. Respira, va tutto a meraviglia, va tutto bene. Tempestretta, tua madre è un'inetta. Elettrotela, tua madre è una chela. Dai, reggi, ok. Elettrotela, muori. Ok. Pupenaz, non hai fatto un esordio fantastico, però a livello 56, quanta esperienza hai preso, zio? Oddio. Oh, fermi, il mio Fear of di che tipo è, che non mi ricordo assolutamente. Acciaio veleno, perfetto, acciaio veleno. Bernard congelamondo, perché no? Tra l'altro, se non sbaglio, non ha delle grandi difese il mio Fear of, quindi suppongo neanche il suo. Solo che il suo fa schifo e non è shiny. Gelamondo e... Turbo Spade, se fallisco. Zio, se fallisco, lo sapevo che dovevo fallire. Oh, perché il mio non ce l'ha generatore V? Quando è che non gliel'ho insegnato generatore V? Tra l'altro mi ha tolto 2 PS, ma lol, ok, Gelamondo dovrebbe andare giù perché si è diminuito pure le difese, quindi bye bye reclute. Ok, perfetto, cheat. Ole, perfetto, battuta Cammy Swimmer e via pure questa, ole. Adesso se non sbaglio mi sono perso uno strumento lì, se è un altro fungo, zio, impazzisco. Caperai, una proteina. Allora, dobbiamo tornare indietro adesso, signori, perché qua abbiamo concluso la nostra epopea. Allora, torniamo André. Allora, fermi tutti, dobbiamo di qua. La cattura alla fossa gigante ovviamente la faremo nel prossimo episodio. Attraversiamo queste passerelle. Io non riesco a capire perché quando attraverso queste passerelle mi lagga la codifica del programma. Io non riesco veramente a concepirlo. Ok, perfetto, comunque ha smesso, raga, bella. Allora, andiamo verso il centro Pokémon perché, signori, adesso... succederà una cosa molto particolare. Questa cosa molto particolare si chiama cattura. Ora, io vorrei controllare una cosa. Se non sbaglio, Zubat l'ho preso a Grecaropoli. A Grecalopoli, non ce la farò mai a pronunciare questa città. E non nel percorso sottostante. Quindi io direi, raga, che già che ci siamo, andiamo a fare la cattura sotto a questa città, nel percorso 21 per l'esattezza. Le Pokéball ce l'abbiamo, la voglia pure, la morte anche. Dopo la cattura faremo le evoluzioni e poi stopperemo l'episodio. Nel prossimo andremo verso la grotta costiera. Probabilmente ci metteremo tutto l'episodio, ma questi sono altri dettagli. Poi faremo la nave del Team Plasma, poi la fossa gigante, poi tutta la trama, poi arriveremo alla Lega, bella uno Snorunt. No, Snorunt mi sa che con la pietra albore, non con la pietra brillo. Non vorrei sperare una stronzata. 1, 2, 3. Chiaramente non l'ho preso, però se non sbaglio dovrebbe essere... Dai, zio, che palle, però... Qua non posso nemmeno tirargli la Pokéball. Ho capito, cosa devo fare? Devo attaccare. Cioè, devo ucciderlo. Tu mi stai dicendo che devo... Ah no, bello, è vero, non attacco, devo solo far passare il turno. Anche caduta libera era... c'ha un senso come mossa questa che non avete idea. 1, 2, 3, per piacere. Ok, perfetto. Snorunt preso. Tipo lottabuio, cappelneve, perfetto. Lo chiamiamo... Boh, lo chiamiamo... Cazzo, lo chiamiamo uno Snorunt, lo chiamiamo Illuminati. Perché abbiamo la fantasia di un tricheco morto. Illuminati. La velocità con cui metto i soprannomi è pari più o meno a quella con cui arrivano i feed, più o meno. Ormai c'ho questa metafora calda del feed, raga, perché giustamente se trovo un Pokémon figo impazzisco. E dai, va bene così, va bene così. Non poteva capitarmi Mew che facevo il clickbait della mia stessa vita. No, perfetto, Mew e Mewtwo nello stesso episodio. Nah, creepy. Di che cosa stiamo parlando? Ora, io non ricordo se effettivamente si evolve Snorunt con la pietra brillo o se si evolve con la pietra albore. La domanda è, a parte questa, ce l'avrò io una pietra albore? Perché sapete, o pietra albore, come le varie scuole di pensiero tendono a insegnare. Allora, sto coso qua, raga, ho controllato, non si evolve, mi dispiace. Questo coso qua dobbiamo evolverlo. Abbiamo qui in serbo un Patrat e uno Zubat. Ora, depositiamo un paio di nostri Pokémon, a parte quello che ha Surf, perché altrimenti non abbiamo luoghi per allenarci. Prendo un attimo anche Snorunt, giusto per controllare. E poi, ragazzi, concludiamo l'episodio. Prima Snorunt devo prenderlo, se no altrimenti non andiamo da nessuna parte.
parte. Allora, siamo a 24 minuti, l'episodio verrà un pochino più lungo dei 25 canonici, ma va bene uguale, ho visto che vi vanno bene, quindi sti gran cazzi, vi attaccate. Allora, innanzitutto, Snorant, caro mio. Grazie Snorant, perfetto. Una pietra albore ce l'avrò mica? Scopriamo subito. Facciamo uno scorrimento così, controlliamo se ci capita pietra albore, pietra lunare. Grazie, esistenza triste. Oh, e la pietra lunare ce l'abbiamo, va bene, abbiamo capito. Mi sa che no, non ho una pietra, non ho una pietra albore. Cos'erano quelle pietre? Una pietra stante davvero, che tristezza la vita. Che brutta la vita, pietra stante, pietra lieve. Pietra lieve? Che cazzo è una pietra lieve? Ok, Snorant, dovremmo evolverlo. Ma forse anche di livello, sapete? Non lo so, lo scoprirò. Intanto direi che dobbiamo far salire di livello però il nostro Patrat e il nostro Zubat, per andare a vedere che cosa ci serva il creato, un Whiskas. Ok, allora, switch un attimo Tullia. Lo secchiamo con Archeo, speriamo che ce la faccia, perché forse avrei dovuto curarlo in teoria. Sapete com'è, le malattie cerebrali purtroppo portano anche a queste sviste. Beccata, vediamo se riusciamo a mandarlo giù. E evolviamo il primo Pokémon. Grazie esistenza per non avermelo fatto shottare. Non ci voglio, no. Ragno di merda, va. Ragno di merda, porco di... Ma vaffanculo, ma ce l'hai... Ma mia zia c'ha delle statistiche migliori. Ma che cazzo è appena successo? Ma cos'è appena... Dio caro. Ah, mi è andata via la voce. Ma Dio no, Dio no. A parte che è morto lo Shiny. Che era scarso, per carità. Però... Dio, mo chi cazzo metto in squadra? Sono tutti scarsi come il peccato. Chi è che ho messo? Io ho messo in squadra un Pokémon che non dovrei... Infatti depositalo per piacere, sto coso. Mi viene da piangere, raga. Mi viene da piangere. Cosa cazzo è successo? Ma come ha fatto a farsi buttare giù da un Whiskash di 20 livelli più scarso? 20 livelli più scarso. Qua io alzo le mani, perché ragazzo, 20 livelli più scarso, non ci voglio credere io. Non voglio crederci. Affanculo, va. Si Viper. Tua madre sul valzer. Dio. Meno male che non dovevo sclerare. Meno male che non dovevo sclerare oggi. Sali di livello almeno, fammi sta cortesia. Non sale neanche di livello sto pipistrello del malaugurio, Dio. L'episodio ha raggiunto 30 minuti. Ottimo così, per il prossimo dovrò allenare un altro Pokémon. Ora vedrò in chi si evolve Dante, ma ormai non ho più speranze nel genere umano. Potrei anche provare a... Non lo so, cosa posso fare io, raga? Cosa posso fare? Cosa posso fare? Con chi metto in squadra? Sono tutti scarsissimi. Tutti scarsissimi. Fear of Shiny è morto. Dio. Come rovinare la vita in un attimo. Dai, dammi qualcosa di buono. Ti scongiuro. Ti scongiuro, ormai non ho più ragione di... Ci becchiamo in un prossimo video.